Buongiorno ragazzi, ben ritrovati a Vincenzo. Situazione straordinaria, ho bucato una gomma, ho trovato per la seconda volta un chiodo nella mia link. E mi ha segnalato ovviamente la spia della pressione dei pneumatici. Effettivamente ho controllato e ho trovato questo bel regalino che adesso andremo a sistemare con il kit di riparazione che io già avevo comprato e utilizzato sulla moto, che comprende ovviamente delle pezze in caucciù per dei tasselli da andare a inserire nel buco, la sua colla, un cutter per tagliare la parte cedente, l'alisatore per, adesso vi farò vedere come utilizzarlo per andare a pulire il buco ed allargarlo un po', e l'attrezzo per inserire il tassello. Quindi un minimo di attrezzatura, comunque tutto compreso nel kit, anche la sua pinzetta per estrarre il chiodo. Finché il chiodo o in questo caso la vite saranno dentro, manterrà la pressione. Io ci ho girato da stamattina, sono riuscito ad arrivare a casa, quindi sono stato anche abbastanza fortunato. Però tenete sempre un kit del genere, lo comprate su Amazon senza problemi. Adesso partiamo con la riparazione. Allora, come prima cosa andremo ad estrarre uno dei tasselli in caucciù. Sono molto appiccicosi perché devono avere ovviamente il giusto grip poi quando andranno a essere infilati. Staccateli con cura, li andremo a infilare ok, adesso è pronto per essere infilato, poi lo andremo a cospargere con col suo collante e poi lo andremo ad infilare nel buco. Adesso andiamo ad estrarre la vite aiutandoci con la pinzetta. E andiamo ad infilare l'attrezzo alesatore per allargare il buco. Ok. Lasciatelo lì e intanto andiamo a preparare il collante. Adesso andremo a cospargere di colla tutta la nostra toppa, che avrà la duplice funzione di fare anche da lubrificante per farla entrare con più facilità. Ok, siamo pronti. Diamo una bella alesata, estraiamo, andiamo a ovviamente con la dovuta forza. Come vedete, adesso rimane soltanto la parte da tagliare in eccesso con il nostro cutter. Dopodiché andremo a ripristinare, diciamo, la pressione del pneumatico stesso. Come vedete, dopo questa parte si andrà a consumare man mano che la ruota gira.
Riparazione effettuata in emergenza, se poi non vi sentirete tranquilli andate pure da un gommista, comunque è sempre meglio avere un kit pronto in macchina per diciamo, ovviare temporaneamente al problema. Un saluto a tutti.